In questo momento sono assunta come cameriera, ho un contratto da marzo a ottobre, insomma, che sono comunque 6 mesi. Quindi comunque sia, nel mio caso ho una sicurezza, insomma, di lavoro, perché comunque sia, se non ci fosse il clandestino, se non lavorassi d'estate qui al clandestino, comunque lavorerei a Senigallia, magari nel ristorante che ha Moreno a Senigallia, la Madonnina. Nel mio caso mi rimane un pochino difficile, cioè io mi sento abbastanza sicura. Certo, se non ci fosse questo lavoro, cioè se lasciassi questo posto di lavoro, sarebbe sicuramente per cominciare un'altra cosa, quindi non lo lascerei mai prima di avere una sicurezza. Non sono una che improvvisa, cioè sono abbastanza quadrata, ecco, sotto questo punto di vista, quindi non comporta grandi problematiche, ecco, il discorso di lavorare solo alla stagione. Gli unici grandi problemi che ho in casa è quello di non riuscire ad avere una vita regolare, cioè avere degli orari sfasati e lavorando d'estate ad orari assurdi, la casa sempre in disordine, insomma la quotidianità un po' sballata, ecco, perché comunque non hai una vita regolare, degli orari precisi che ti permettono di organizzarti la vita casalinga come magari può fare un impiegato o magari qualcuno che ha un orario più umano, diciamo così. Nel caso mio è tutto un po' buttato all'aria nel periodo estivo, e d'inverno al contrario è tutto rigorosamente preciso e è infallibile, insomma. Sì, è capitato appunto tutto per caso, perché in realtà io sono geometra, quindi con questo lavoro non ho nulla a che fare. È cominciato tutto per gioco, e quando conobbi Maurizio Fiorini, che era il primo socio di Moreno, ho cominciato l'avventura al clandestino giocando, e poi è diventata una cosa molto più seria. E niente, quindi la casualità mi ha portato a ritornare a casa mia dopo 3 anni e mezzo che vivevo fuori da Ancona. Ho vissuto a Parigi per un po', e ritornando a casa ho avuto l'opportunità di fermarmi nel posto più bello di Ancona, che è Porto Novo secondo me, e lavorare appunto qui al clandestino. È stato un incontro meraviglioso. Meraviglioso perché da Moreno e da Maurizio ho imparato tante cose, e da cameriera semplicissima, da portapiatti, diciamo così, ho imparato che si può fare, si può avere molto di più da questo lavoro, quindi è grazie a loro che adesso amo tantissimo quello che faccio e spero di farlo capire, insomma, a chi viene a mangiare qua con un po' di energia, un po' di sorriso, e raccontando un po' di più la storia dei piatti e di quello che c'è dietro alla cucina di Moreno Cedroni. Ricordo quasi con piacere una richiesta di un cliente che voleva atterrare qua con l'elicottero, e quindi ci chiese se avevamo una pista d'atterraggio per l'elicottero, altrimenti non sarebbe venuto. Io a malincuore gli dissi no. Ci manca la pista d'atterraggio per l'elicottero, cioè abbiamo tutto il resto ma l'elicottero no, quindi richieste veramente assurde. E a parte questo, complimenti, adesso forse sembro un po' presuntuosa, ma complimenti ne arrivano ogni giorno di belli in ogni momento della giornata, perché poi alla fine chi va via da qua inevitabilmente è felice, quindi il complimento più bello è quando poi ti dicono che c'è un rapporto tra la qualità di quello che vedono nel piatto e la qualità del servizio, insomma, dell'accoglienza e tutto il contorno, il complimento più bello alla fine. Cosa volevo fare da piccolina?
Da piccolina volevo fare la ballerina, classico, oppure lo scienziato. Queste erano le cose che dicevo da piccolina, quindi poi tutt'altro. Ho studiato come geometra e poi mi sono resa conto che comunque non era adatto a me il lavoro. Sì, avevo a che fare con la gente, comunque, perché la cosa a cui comunque sono più portata è quella, insomma, il rapporto con gli altri. E anche con quel lavoro là, con il geometra, tutto sommato c'era a che fare con le lamentele della gente, con i confini, eccetera. Però era un lavoro diverso, insomma, non mi dava troppa soddisfazione, si litigava troppo, insomma. Invece così è più facile renderli felici, gli dai un buon piatto, un buon bicchiere di vino, un sorriso e sono più contenti.